Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Questo è il terzo pronostico di questo fine settimana. Diciamo è quello, se posso permettermi di dirlo, a cui tengo un po' di meno, ecco, quello meno importante, quello per cui non ci spero tantissimo, ed è quello tra Liverpool e Arsenal. Terza giornata di Premier League, loro sono una giornata avanti a noi. Ho deciso per l'occasione appunto di prendere il Liverpool. Avete visto questo fine settimana tutti i pronostici pubblicati, ovvero Inter Fiorentina e Juventus Roma. Comunque se non li avete visti li trovate tranquillamente sul canale. Non voglio perdere tempo in cianci, ragazzi. E quindi questo è un big match tranquillamente di Premier League. Tendenzialmente è strafavorito il Liverpool, ovviamente anche a livello insomma, di rosa, tutto quanto è strafavorito, però non si sa veramente mai. Intanto sto controllando cosa sta facendo il Bayern, sta perdendo 2-1, mi spiace per la schedina. Ho fatto il pronostico della Inter Fiorentina, non l'ho colto, ma comunque non dico di esserci andato vicino, però insomma sono stati tanti gol ed è come effettivamente sono stati nella partita vera. Andò a leggere le formazioni, Liverpool si schiera con Alisson in porta, Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson, Keita, Henderson, Wijnaldum e davanti il trio Salah, Firmino e Mané. C'è una grafica, ragazzi, Premier League che è favolosa, favolosa ragazzi, la vorrei anche per la Serie A, una cosa così. Ma invece no, noi ci tolgono le squadre. Per quanto riguarda Roma Juventus, devono giocare stasera, perché oggi è domenica, sto gestando il video appunto per mettere lunedì e quindi lo sapremo poi il risultato. Allora, per Arsenal, Leno, Holding, Gabriel, Kolasinac, Dani Ceballos, Xhaka, Saka, Willian, nuovo acquisto, Lacazette e Aubameyang. In panchina David Luiz, Eleni, Mase, Matra Niles, Keita, Pepe e Willock. Sicuramente tra le squadre più belle e divertenti da vedere il Liverpool. La firma, ok, diciamo che possiamo cominciare ragazzi, io il prepartita già chi sa, ma lo faccio sempre perché mi piace tantissimo. Il prepartita è fantastico e merita. Poi comunque ragazzi tengo un po' sulle spine e soprattutto se ho qualcosa da dirvi è l'unico momento per farlo. Si può cominciare come ha detto Pardo ed è Liverpool-Arsenal. Mané guarda dentro, Henderson fuori, non ci credo. Henderson, vero? Sì, Henderson, non ci credo ragazzi. Ok, buona coordinazione, ma secondo me era più facile farlo che sbagliarlo, almeno cogliere la porta. Non ha fatto nessuno dei due. 0-0. Keita, spazio libero, Keita incrocia, Leno tocca, ma non può niente davanti a Keita che fa 1-0. Vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tira. Filtrante, neanche, passaggio di Salah, tiro, ho caricato ma più che altro la mira è piuttosto centrale, tocca Leno, il portiere dell'Arsenal, ma non può farci veramente niente. Il tecnico avrebbe potuto far di più, però insomma tira piuttosto potente, anche se centrale. 1-0, gol di Naby Keita al 12esimo, Liverpool avanti come secondo me da previsione. Wijnaldum dentro, falciato angolo. Questa mi pare strana. Occhio al corner. Vai verso Van Dijk, vai verso Van Dijk. Bellerin sulla linea. Salah, Leno in angolo. Cosa ha preso Leno, ragazzi? Liverpool che sta veramente schiacciando l'Arsenal in una maniera veramente incredibile. Pietro Firmino! Come gli è arrivata questa palla? Non lo so. Fatto sta che la prende Leno, quasi a miracolo. Roberto Firmino. Firmino dentro.
Mané, Leno ancora. Si sta riscattando dall'errore del gol, ragazzi. Sta veramente prendendo tutte. William, attenzione, Ciaca di testa, facile per Alisson. Vedere come lui queste le prende. Occhio alla ripartenza. Robertson sta avanzando. Robertson non lo ferma più nessuno. Robertson va sul fondo verso Mané. Gol di Sadio Mané, 2-0, neanche trentesimo minuto. Sadio Mané raddoppia. Ragazzi, che galoppata di Henderson, non lo ferma nessuno. Colpo di testa, svetta più in alto di tutti, svetta più in alto di Saka. O Saka, chiamatelo come volete. E fa 2-0. Come detto, secondo me è prevedibile. Liverpool squadra, ragazzi, veramente veloce. Assurdo. 2-0 proprio al trentesimo. Sadio Mané. Possono guardare con fiducia e ottimismo al resto del match. Più uno Liverpool, la notizia che premia la prestazione fin qui. Henderson sul fondo. No, era Robertson ancora. E la mette per Henderson, che fa 3-0. Incredibile. Incredibile, signori. Incredibile. Ha finalizzato alla grande, una splendida manovra, approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante al volo sotto l'in... la traversa, dai, la traversa. 3-0 di Henderson. Sì, questa palla al volo va colta, ragazzi, ma veramente è facile. Gol piuttosto facile da fare. Questa rete va diviso a metà tra l'autore del cross e il marcatore. Finisce la festa anche Henderson, Salah e Firmino, che sono ancora a secco. Ottime qualità. Arsenal veramente schiacciato. Henderson dentro per Wijnaldum. Wijnaldum, Firmino, 4-0. E non è ancora finito il primo tempo. Ancora, insomma, un gol simile a prima. Cioè, abbiamo fatto più o meno tre gol simili. Tutti su cross, questo era un cross morbido da parte di Henderson, tra l'altro autore del gol. No, Wijnaldum, scusate, Wijnaldum. Questa volta non tira al volo come Henderson, ma stoppa di petto e appoggia in rete. Nonostante il pressing di Kolasinac e Saka, mi pare. Saka, sì, non sono sicuro perché il numero 7, 31, mi pare sia Kolasinac. Si tappa un occhio nell'esultanza. E fa... al 45esimo addirittura 4-0. Ok, mi aspettavo che, insomma, non la vittoria, che almeno la partita si mettesse dalla parte del Liverpool, ma non così. Occhio al contropiede. Henderson, Wijnaldum ha tutto il campo per sé. Wijnaldum sinistro, fuori. Vabbè, che era ben coperto, il difensore non è un velocista, quindi non mi sorprende il fatto che sia stato comunque recuperato in contropiede. Ragazzi, che buco la difesa del Liverpool, dell'Arsenal, scusate, veramente assurdo. Vicino al 5-0 il Liverpool. Potrebbe andare al cross. Firmino sinistro in bocca a Leno. Penso, insomma, prima parata. No, prima parata, sì, prima parata del secondo tempo, però insomma, prima parata dopo tanto, dopo l'1-0, ha cominciato veramente a parare bene, dopodiché si è un po' lasciato andare. Insomma, non è che la difesa l'avesse un po' aiutato. Un altro ottimo tocco. Gran palla di Thiago Alcantara. Salah. A giro. Leno. Bravo. Spazio davanti a sé. Può metterla in mezzo. Mané che va il cross verso Firmino. Fuori. Un po' sbilanciato. La palla era un po' lunga. Pericoloso. Non dico che va vicino al 5-0. Il Liverpool. Comunque Leno sulla traiettoria c'era. Colpo si rispera, ma comunque c'è sul 4-0. Una leziosità così ci può anche stare. 65esimo, partita che stava andando avanti in maniera veramente pacifica. Sale Thiago Alcantara! 5-0! Entra e segna. Arriva dal Bayern Monaco e segna. 5-0. Thiago Alcantara.
colui nato in Italia, tra l'altro, perché non sapete, da quel canto è nato in Puglia, potrebbe aver giocato nella nazionale italiana, ma visto il momento in cui ha dovuto decidere, ha fatto, penso, anche bene a scegliere quella spagnola. Tiro a incrociare, Leno probabilmente se lo aspettava alla sua sinistra, tiro veramente potente, insomma un giocatore poi così c'è, abituato a scoccare tiri del genere. 68esimo gol anche di Thiago, che è entrato al posto di Keita, e poi da ancora più in discesa, sono 5-0. Penso che ormai tutte le speranze per l'Arsenal siano tranquillamente affondate. Scelgono ancora il tiki taka, la casetta, attenzione Arsenal, Pepe la casetta, Pepe 5-1 al primo tiro in porta, gol di Pepe. Non è mai facile, però stavolta era davvero impossibile, onestamente. 71esimo, giusto per le statistiche. Mi lodo un po' di non terminare la partita a porta inviolata, però ragazzi, in porta assai. Va bene così. Profondo pericoloso. Aubameyang. Aubameyang sul fondo, va il cross dentro. Verso il numero 8 che è Ceballos. Ma ci mette i piedi Alisson. Forcing, tra virgolette, finale dell'Arsenal. Ovviamente, ragazzi, probabilmente potrà portare anche a un gol del 5-2, ma anche fosse 5-3 l'Arsenal può fare ben poco, insomma non ha fatto praticamente niente in 70 minuti. Bravo qui a smarcarsi, cerca il traversone. Ancora Ceballos, ci mette le mani ancora Alisson. Sale la casetta. E poi verso la casetta mette fuori la difesa, ancora Paralì e mette fuori Fabinho. Matteo, per ora può bastare, grazie ovviamente. Origi dentro per Wijnaldum, fuori! Fuori, signori! E adesso fuori anche Wijnaldum. Diciamo, concediamo 2 minuti più recupero a Milner. Non me l'aspettavo, sinceramente, non me l'aspettavo. Attenzione, Milner murato, poteva entrare e segnare. Incredibile. Arsenal. Pepe dentro verso Willian. Di potenza non sbaglia, 5-2. Gol bello, ma punto inutile. Vi avevo detto comunque uno dei gol su questo forcing finale poteva farli. Poteva stare un po' più attenta la difesa di Liverpool, a dire la verità, però secondo me ci sta, dai, ci sta, ci sta. Rete che porta il risultato sul 5-2. E finisce qui, finisce 5 appunto, 5-2. Partita a senso unico, risultato che non lascia molti dubbi. Una sola squadra in campo, una vittoria netta, mai davvero in discussione. Ci vediamo in settimana, perché in settimana ci sarà la Supercoppa di Germania. Aprite le orecchie, signori, la Supercoppa di Germania, che spero non ve la vogliate veramente perdere. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo appunto in settimana, penso martedì o mercoledì, con la Supercoppa di Germania. Salto la Serie A perché c'è il recupero da prima giornata, ma veramente non ci saranno big match, cioè non metto a fare pronostico di Benevento, Inter o chi c'è, Udinese Spezia, mi pare di sì. Ci sarebbe Lazio Atalanta da fare, ma lo voglio saltare per dedicarmi ad altre cose. Ci sarà Juventus-Napoli prossimo fine settimana, quella è molto importante. E noi ci vediamo in settimana appunto. Continuate a iscrivervi come sempre, continuano le altre serie. E quindi ciao a tutti ragazzi e grazie della visione.